Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cominciamo di nuovo con le decklist che mi avevate richiesto, partendo appunto dal Blue Eyes che mi era stato chiesto, mi sembra, da Andrea Ferrero. Mi auguro di non aver sbagliato. E tra altre decklist c'erano, mi sembra, anche il Cosmo che penso di portare come prossima lista. Poi mi sembra Shaddoll, Dark Magician e Yang Zing. Sì, Yang Zing, e se me ne sono scordata qualcuna, scrivetemelo qui sotto nei commenti, che mi scuso, ma ultimamente i commenti sono più del previsto, diciamo così, e mi fanno veramente felice. Inoltre, recentemente avevo pubblicato anche la decklist del Mermail di un mio amico, fatta in Real, quindi vi consiglio di andarla anche a vedere perché è una lista veramente buona che sfrutta inoltre anche i Kaiju, che sono un'ottima engine nel mazzo. Senza perdere altro tempo, quindi direi di cominciare con la lista del Blue Eyes, un mazzo che diciamo presenta uno stile di gioco molto ignorante, ovviamente non in senso dispregiativo, bensì tendo ad indicare uno stile di gioco, un gameplay relativamente molto semplice per il mazzo, ecco, dove non bisogna stare a pensare per tanto tanto tempo. Partiamo quindi da 3 Blue Eyes White Dragon con un artwork veramente bellissimo, ma veramente bello, che adoro. Basta con questi elogi per questo artwork. E stessa cosa per il Blue Eyes Alternative White Dragon. La differenza fra questa e quell'altra carta sta ovviamente che questa ha l'effetto e può essere evocato specialmente rivelando un Blue Eyes White Dragon in mano, e può spaccare un mostro controllato dall'avversario una volta per turno e poi non può attaccare. Poi gioco mono di questo bel dragone bianco e non due, mi sono trovato meglio con uno, ma chissà, potrei cambiare idea in futuro. 3 saggi ovviamente, 3 della pietra nuova con mono della pietra della leggenda, non due perché è troppo, non dico pesanti, però forse inutili, boh. Sono trovato meglio con una, ecco. Poi due Max C e due Veiler per le Hand Trap, che oltretutto, per quanto riguarda il Veiler, sono searchabili di Sage. Per le spells abbiamo 3 Return of Dragonlords, veramente grossa come carta, 3 Melody, 3 Trade-in. Poi gioco 2 Desires e mono Upstart. 3 Desires mi sembravano eccessive dal mio punto di vista, due perfette, e poi ho voluto giocare anche Upstart Goblin. Se non vi piace Upstart Goblin potreste anche mettere il secondo o di questo qui, che non mi viene il nome in italiano, ma vabbè. Poi due Consonants, due Dragon Shrine, sai, non lo so, due Twin Twister, mono Silver Scry, non due perché a due non mi piace, non mi sono trovato bene, è stato un po' futile in mano, diciamo così, il secondo occasionale. E ovviamente Soul Charge, che è una carta grossissima, finendo poi con le trappole Vanity Sphinx, Vanity Sampling, scusate, e Solemn Warning. Extra abbastanza standard, abbiamo la fusione nuova Blue Eyes, due Silver Dragon, scusate, due Spirit, un Crystal Wing, poi Michael, Moonlight Dragon, poi Dark Matter con tutti questi posi, Hope Dragon, Heliopolis e Felgrand. Se vedete una side con Raigeki e doppio Dark Hole è perché questo mazzo, diciamo, soffre abbastanza un Vanity Sphinx di primo turno, che è molto difficile da ribaltare, forse impossibile vedendo così il mazzo. Bene, questa era la decklist del mio Blue Eyes, può essere tranquillamente modificata, credo, può essere migliorata. E cosa vi dovevo dire? Se avete qualche domanda da farmi, scrivete nei commenti hashtag fuck più la domanda, però non in questo video, ma preferirei che lo faceste nel video scorso, quello appunto del fuck you time, così mi rendete più facili le cose. E altra cosa, poi se un commento qualsiasi è sempre gradito, così come un like, che veramente mi fanno tanto piacere e mi spingono ad andare avanti. E altre decklist che avevo in mente, che mi sono scordato di dire all'inizio, di due mazzi che tengo particolarmente a cuore, e inoltre uno di questi è sempre stato su questo canale, è sempre stato aggiornato. Chi mi segue da tanto tempo probabilmente avrà già capito di quale mazzo stia parlando in questo momento, scusate.
E niente, quindi provate a indovinare qui sotto nei commenti qual è il mazzo che farò in futuro. Lo farò in real perché diciamo ho già le carte per l'appunto. Quindi lasciate sempre un like, sempre gradito, fatemi tante domande, sono felicissimo di rispondere, lo farò anche con la mia ragazza forse il prossimo video riguardante il Fuck You Time. E niente, commentate, iscrivetevi nel caso non l'aveste già fatto. Un like è sempre gradito, ripeto. E seguitemi sulla fanpage Facebook per qualsiasi nuovità e movimento del canale. Quindi arrivederci e al prossimo video.